Eh sì, in questa pillola mi voglio unire anch'io, a tutti quegli attori, a tutti quegli artisti che ormai sfiniti e imploranti chiedono per favore spegnete i telefonini in sala. Spegneteli, siamo disperati ormai oggigiorno. Perché portate il telefonino a teatro e... Scusate. Sì? Ah, sì. No, no, vabbè, dimmi, stavo solo registrando la pillola, quella sul fatto che si tiene il telefono acceso in sala. Si è capitato anche a te, giusto? Ma ti ricordi quella volta che quella signora in prima fila non solo non aveva spento il telefono, ma ha anche risposto. E poi urla: "Non posso parlare perché sono a teatro adesso!" Ho stentato, sì, ad andare avanti. Però comunque adesso sto registrando, va bene. Ci sentiamo dopo. Ciao ciao. Essere o non essere. Questo è il problema. Se sia più nobile soffrire nell'animo i dardi dell'oltraggioso telefonino o prender l'armi contro un mare di telefonini e contrastandoli por fine adessi! Per non parlare poi di tutti gli schermi che appaiono in sala e la sala si illumina, ma ad essere illuminata deve essere la scena. Perché venite a teatro per leggere le email, per guardare WhatsApp? Vi prego, lasciate spenti quegli schermi. Spegnete il telefono, spegnete i problemi della vita e perdetevi nella magia del teatro.